Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Samuel Magistro e come avrai già visto al titolo, quest'oggi vediamo come rivestire una parete in cemento armato. Come avrai visto se mi segui qui sul mio canale YouTube, ultimamente stiamo affrontando il tema della ristrutturazione di case e quindi stiamo toccando il settore edilizia. Ci sono due categorie di pensiero, c'è la categoria di pensiero dell'edilizia tradizionale, quindi quella, definiamola, cazzuola, sabbia e cemento, e poi c'è quella un po' più moderna, dove si utilizzano schiume, cartongesso, eccetera, eccetera. A volte sono un po' discordanti, ma ormai siamo nel 2021 e allora sfruttiamo la tecnologia e sfruttiamo quindi i nuovi prodotti che il mercato ci offre. Del resto, i nostri amici americani, tedeschi, non saprei francesi, comunque fuori dall'Italia c'è anche chi da diverso tempo utilizza schiume, cartongesso e quant'altro, anche la mocchetta a terra. Ma non è di questo che dobbiamo parlare, bensì del come rivestire questa parete sfruttando, appunto, come hai già intuito, il cartongesso. L'altra soluzione sarebbe quella di intonacare questa parete, quindi la soluzione tradizionale sarebbe quella di intonacare questa parete e poi incollare delle piastrelle. Ci vuole diverso tempo e soprattutto diversa manualità. Come hai visto, ultimamente ho fatto dei video con lo zio, che è sicuramente esperto del settore. Questa volta me la voglio cavare da solo, con l'aiuto di Matteo, lo vedrai qui, che mi dà una mano a realizzare questo video. E qui sotto in descrizione trovi anche il suo canale YouTube. Anche lui è un appassionato di fai da te e di saldatura. Vai a vedere. Ma adesso ci mettiamo all'opera e, come avrai intuito, andiamo molto semplicemente ad incollare questi pannelli di cartongesso qui sulla parete. Li incolliamo utilizzando la schiuma. Una schiuma poliuretanica, ne esistono di diversi tipi di schiume poliuretaniche, quelle ad espansione, bassa espansione, isolanti, collanti. Questa è una schiuma collante che ha appunto l'utilità di incollare il pannello. Lo facciamo molto rapidamente con una soluzione innovativa. Molto semplicemente vado a utilizzare questi, che sono quelli che si utilizzano al giorno d'oggi per livellare le piastrelle. Fino a qualche anno fa si utilizzavano le crocette e poi si passava il ditino tra le piastrelle, come hai visto nel video precedente. Ad oggi si possono utilizzare questi qua. Si mettono tra le due piastrelle e poi si tirano e le due piastrelle vanno in pari. Noi lo facciamo con il pannello in cartongesso. Adesso però ho parlato troppo, ci mettiamo quindi all'opera. Abbiamo già provveduto a pulire e sgrossare questa parete cercando di addrizzarla il più possibile e Matteo, come puoi vedere, mi ha aiutato a passare il fissativo. Abbiamo passato il fissativo proprio per evitare uno spolveramento della parete e soprattutto per aumentare il grip, in modo tale che poi la schiuma o comunque il collante che andiamo a utilizzare faccia presa sulla non faccia presa, perdonami, sulla polvere, ma su un qualcosa che è diventato ormai tutt'uno, quindi quello che si sgretolava è diventato tutt'uno con la parete. All'occorrenza puoi anche aggiungere dei tasselli, noi vediamo in corso d'opera se è il caso di aggiungerli oppure no. Resta bene attenzione, se il muro si sfarina in questo modo devi assolutamente dare un fissativo. Ci mettiamo davvero all'opera adesso. Procediamo in questo modo qua. Sostanzialmente io direi di partire da questo pannello qua, il primo che mettiamo, poi mettiamo l'altro e quello centrale, la fettina centrale, la mettiamo dopo, perché il mio ragionamento è: mettiamo questo, che è quello più grosso, mettiamo quello, che quello più grosso, abbiamo a disposizione, la scheda tecnica mi parla di 5 minuti per il posizionamento, correzione della rivolta fino a 20 mm, ci sono 5 minuti di tempo per livellare i pannelli prima che loro facciano presa e poi non li puoi più toccare perché la schiuma inizia a filmare. Filmare vuol dire che inizia a fare la pellicola. Quindi ti ripeto, mettiamo questo, mettiamo quello, perché secondo me poi con quello piccolino riusciamo ad addrizzarlo. Questo è quello un po' più critico perché c'è sto tubo in mezzo alle scatole. Allora facciamo questo lavoro qua, appoggiamo il pannello per terra, vediamo se ce la facciamo. Appoggiamo il pannello per terra. Ok, ci siamo quasi. Un paio di informazioni tecniche e un paio di accorgimenti. In primis IDP, occhiali di protezione per ovvi motivi, i guanti ce li abbiamo qua e a breve li metto, non appena termino di sbattere la bombola. Questa è un'informazione importante, la bombola deve essere ben sbattuta. E un'altra roba molto ma molto importante, soprattutto quando fa molto caldo o molto freddo, è la bombola deve essere tenuta a temperature consone come da scheda tecnica. In particolar modo, prima di utilizzare la bombola deve essere tenuta a temperatura ambiente, quindi se l'abbiamo tenuta in magazzino dove facciamo molto freddo, prima di utilizzarla la teniamo per bene a temperatura ambiente dove dobbiamo poi lavorare. Stessa cosa, mi raccomando, a tenerle sul furgone.
E a proposito di furgone, una cosa molto interessante è proprio lo stoccaggio del materiale. Questa bombola qui equivale a 40 kg di materiale in polvere, quindi ad un sacco da 40 kg. Ora capite bene che, non essendo io un professionista, non ho a disposizione un furgone per trasportare il materiale. Dovendo fare diversi metri quadri, voi vedete solo questo pezzettino, mi servirebbero diversi chili di collante, quindi diversi sacchi, probabilmente pedane. Non è così poi tanto facile fare una spedizione di una pedana, o comunque anche acquistandola trasportarla a casa. Invece acquistare un pacco di bombole è sicuramente molto più facile. A questo punto però ho parlato troppo, quindi ho già sbattuto la bombola, mi metto i guanti, ripeto, per ovvi motivi. Questo caldo, belli sudati, i guanti non è facile farli entrare. Ma ce la facciamo, mettiamo i guanti, copriamo anche l'orologio, ci sono occhiali, togliamo il tappo, togliamo il tappo. Ti dirò che all'interno dei tappini delle schiume poliuretaniche vengono sempre forniti istruzioni e guantini. Questi li togliamo perché io ce li ho già. Naturalmente il consiglio è quello di prepararti già il pannello, come puoi ben aver visto, io ho il pannello già con il taglio predisposto per dove dovrò andare a far passare i tubi. Ecco. Con la manopola qui dietro vai a regolare la quantità di schiuma che ti serve e soprattutto vai a stendere la schiuma in modo tale che, una volta applicato il pannello in parete, la schiuma abbia la possibilità di respirare perché giustamente si deve asciugare. Quindi, se facciamo ad esempio un cerchio, capisci bene che la schiuma, una volta applicata in parete, non riuscirà a evaporare e di conseguenza a prendere l'acqua presente nell'aria, perché devi sapere che le schiume sono igro-indurenti. A questo punto iniziamo finalmente a stendere la schiuma. Prendilo di là, Matti, lo mettiamo dritto. No, no, di là, più in là, più centrale. Ok, mettiamolo dritto. Dritto, drizza, drizza, drizza. Ok, ora. Dice qualcosa, eh? Sì, il rubinetto, no? Sì. Ok. Oh, occhio che non ti sporchi con la schiuma, eh. Molla me un attimo adesso. Ok. Aiutami a centrarlo sui rubinetti, in modo che non ci sporchiamo. Abbassano un pochettino. Ok. Perfetto. Ok. Occhio che non ti sporchi. Sono quello di piedi. Ok. Occhio sempre che non ti sporchi con la schiuma, eh. Qua. Ok. Questa Matti, ci dobbiamo divertire perché dobbiamo far passare i tubi. Ok? Ma io, era una domanda più che altro per me, ma c'è la sua bomboletta, c'è scritto 5 centimetri da dove tu parti a fare il... Il cordolo? Perché? Cosa vuol dire 5 centimetri? Da qua? Esatto. Perché che cosa succede? Che quando la schiuma tu la appiccichi in parete, lei si Si espande espande e e poi non fanno se la uscire. metti su un centimetro, esatto, ti esce. Capito? Ok? Allora, l'alziamo in due come abbiamo fatto prima. Un po' più in centro, un po' più in centro. Se no si crepa il pannello. Ok? Sì? Ok, occhio che non ci sporchiamo con la schiuma. Addrizziamola, drizza, drizza, drizza. Perfetto. Ora io lo prendo di qua. Lascia me. Io lo appoggio sul pannello di legno, cioè sul pezzo di legno sotto. Ok? Aspetta, no, 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 non far passare il braccio di là. Ora fai passare il braccio, ce la fai? Sì. Però non ce la fai poi a darmi i tubi, perché tieni il braccio in mezzo. No. Dammi. Togli il braccio, togli il braccio. Ok. Ok.
Ok. Ok. E siamo così arrivati alla fine di questo video, direi anche abbastanza rapido. Spero di averti raccontato tutti i passaggi utili per cercare di rivestire al volo una parete. Nel vero senso della parola, al volo. Perché hai visto, in pochi minuti siamo riusciti a sistemare questa parete. Avessi dovuto utilizzare il metodo tradizionale, ci voleva sicuramente molto, ma molto più tempo. Mi hai anche visto utilizzare due bombolette, ma devi sapere che la scheda tecnica parla chiaro. 10 metri quadri con una bombola, circa 3 lastre, ma in piccolo, come al solito, c'è scritto che la resa finale dipende dalla temperatura, dall'umidità e dallo spessore del cordolo e soprattutto, lo aggiungo io soprattutto, dal metodo di applicazione. Come ben sai, io non sono un esperto, quindi non è detto che io abbia fatto nella maniera corretta. L'importante però è rispettare quello che ti dicevo, ovvero fare in modo che la schiuma abbia la possibilità di respirare per asciugarsi. Quindi probabilmente nel momento in cui inizio a prenderci la mano, magari con una bombola faccio anche più metri quadri. Come hai ben visto, ho anche aggiunto diverso materiale, ho fatto diversi cordoli doppi proprio perché la parete sotto è molto irregolare e dovevo colmare tutti gli spazi mancanti. A questo punto andiamo a vedere da più vicino questo sistema che mi hai visto utilizzare per andare a sistemare le lastre. Viene utilizzato naturalmente per incollare le piastrelle al pavimento, è un metodo sicuramente non tradizionale, ma è un metodo moderno. Sto guardando in basso perché è qui, eccomi, è qui che ho il secchiello della Little Level. Questi sono i distanziali che servono appunto per livellare le piastrelle, come al solito, link qui sotto in descrizione. Io ho davvero, davvero parlato molto. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video, come al solito ti ricordo di andare a controllare in descrizione perché trovi tutti i link utili, ma soprattutto ti ricordo di seguirmi su Facebook, dove spesso e volentieri ti condivido codici sconto e link promozionali, ed ancora su Instagram, dove con le Instagram Stories, come oggi, ti racconto quello che abbiamo fatto. Ma soprattutto ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e di farmi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensi. Ricordati di lasciare un bel like e di condividere il tuo video con i tuoi amici. Io sono davvero arrivato alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!